collaborazione con... Buonasera, ben ritrovati con Top Volley, puntata ricca di temi. Vado immediatamente a presentarvi i miei graditissimi ospiti. È tornato a trovarci anche questa settimana Alessandro Ambrogi, consigliere del comitato regionale FIPAV. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Al suo fianco c'è il presidente del comitato regionale FIPAV, Silvano Brusori. Ciao Silvano, bentornato. Buonasera a tutti, buonasera Laura. E poi i nostri opinionisti fissi, ovvero il presidente della FIPAV a Bologna, Rosario Paladino. Ciao Rosario. Ciao Laura, buonasera a tutti. Il Cotutto, presidente e copresidente, dirigente della Zinella, Paolo Penazzi. Ciao Paolo. Sono, vedi, come di moda adesso, ciao. Allora, abbiamo detto puntata ricca di temi perché, come abbiamo annunciato la settimana scorsa, a Piacenza è stato comunicato che sarà l'ultimo anno di attività se non dovessero intervenire delle novità, mettiamola così. Fra un attimo ci colleghiamo con il presidente della Copra Piacenza, Guido Molinaroli, così ci facciamo raccontare in diretta che cosa sta accadendo. Certo che una società candidata addirittura quest'anno a vincere lo scudetto, ha fatto un grandissimo mercato, ha portato giocatori come Fei, come Marwatt, e adesso si trova a lottare contro istituzioni, contro il territorio, quindi è davvero un peccato perdere una piazza storica per l'ennesima volta, questa volta non per problemi di sponsor. Lottare anche contro ogni logica, perché adesso mi sembra che la circolazione dei popoli sia la cosa più normale del mondo, da Bosman in avanti, adesso anche i cubani possono andare dove vogliono, quindi lupus in fabula, e quindi questa posizione di Molinaroli, che io ben conosco perché è un ragazzo veramente molto molto in gamba, bisogna vedere quello che ha fatto a Piacenza, ha vinto uno scudetto, ha smosso una piazza, ha una gestione veramente illuminata della sua società, quindi veramente no. Io mi auguro che sia soltanto una minaccia, perché veramente non ne può più, a mali estremi, estremi rimedi, ma non credo che arrivi a una decisione finale, comunque dopo lo sentiamo in diretta. È chiaro che quando si arriva all'esasperazione di questo fatto che altri giocano, che hanno le stesse caratteristiche di Simone non può giocare, viene da reagire in questo modo. Poi anche i giocatori sono molto compatti con lui, ho visto Zlatanov, sì, che ha detto tutto il territorio, ci sono stati grandi striscioni, non ha fatto le battute, tutto quanto, ha visto gli striscioni, quindi veramente Piacenza contro il resto del mondo. Io credo che in questo caso dovrebbe esserci anche la Lega e la Federazione, che si dovrebbero sbilanciare non poco. Beh, la Lega è stato detto proprio da Molinaroli in un'intervista, Mosna in questo si è mosso, anzi tanto che il presidente di Piacenza ha detto: io sinceramente non so se nella sua posizione avrei fatto altrettanto, quindi più sincero di così. Da comitato regionale questi tesseramenti che non si riescono a finalizzare? Sai molto bene che a noi come comitato regionale questo è un argomento che ovviamente non ci compete da un punto di vista burocratico. È chiaro che sì, un annuncio del genere non può che preoccupare anche il comitato regionale, dovendo diciamo così, ascoltare un ritiro che, se per caso fosse non solo annunciato ma anche attuato, veramente sarebbe una cosa molto grave, porterebbe via una piazza così importante alla regione Emilia-Romagna. Io, se mi permetti, dico una cosa: se questo è stato per smuovere un pochino una situazione che sembra, almeno da quello che si dice, sia diciamo così stabilizzata e che nessuno faccia niente, sicuramente il presidente Molinaroli ha fatto bene. Speriamo che non ci siano altre preoccupazioni o altri problemi sotto, perché allora vorrebbe dire che effettivamente bisognerà fare i conti con questa nuova realtà, che effettivamente Piacenza, avendo sia la maschile che la femminile, è veramente una cosa per la regione Emilia Romagna molto importante, se andasse in porto quello che, diciamo così, che per ora speriamo sia solo un'eventualità. Andiamo proprio a chiederlo personalmente al presidente. Buonasera Guido Molinaroli, grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a voi, buonasera. Presidente, buonasera. Sa che sono ospiti in studio Alessandro Ambrogi e Silvano Brusori, il comitato regionale, Rosario Paladino, il comitato provinciale di Bologna, e Paolo Penazzi, che conosce bene per i tanti anni di condivisione della Serie A. Dicevamo, come avrà sentito, che speriamo tutti che sia un tentativo per smuovere le acque. Ovviamente dietro ci sono delle motivazioni ben profonde rispetto a quello che l'ha portata a fare questa conferenza stampa di annuncio la settimana scorsa.
Ma diciamo che adesso il problema generale è che tutti chiedono: hai fatto qualcosa dal punto di vista provocatorio o effettivamente è questa la volontà? E cosa potrebbe succedere per far cambiare tutto? Allora io ho detto, guarda, può succedere di tutto nel mondo, può succedere che l'Italia nel 2013 ha un boom economico, può essere che a Piacenza arrivi al Tani, quello del Qatar, no? E può essere tanto. No, e chiaramente che proprio di base è che ci sono tanti sacrifici, tante cose che vengono fatte, poi tanti accordi commerciali fatti, alcuni che erano basati anche sul giocatore Simone, che all'ultimo momento nascono dei problemi, degli intoppi che ti creano danno su danno e logicamente questi intoppi ti fanno anche disinnamorare un po' di tutto il giocattolo. Presidente, per chi magari non ha seguito la vicenda, proviamo a riassumerla brevemente, nel senso che questo giocatore è uscito regolarmente da Cuba, cosa che in passato invece scappavano, questo li fermava per circa 24 mesi, mi sembra di aver capito. Simone, che invece l'ha fatto regolarmente, quindi non è un profugo, addirittura invece da 25 mesi è fermo, non si sa se addirittura fino a gennaio potrà ritrovare il campo. A parte la qualità tecnica del giocatore, proprio anche una vicenda umana pazzesca, perché è un uomo fermo nel fare il suo lavoro, nel fare quello che è la sua passione e il suo sport. Quindi c'è veramente la doppia valenza, secondo me, in questa vicenda da sottolineare. Il calcolato è che il fatto strano è quello che un giocatore nelle sue stesse condizioni, che era Leal, giocato anche lui l'ultima partita il 10 ottobre del 2010, e lui è libero e gioca tranquillamente nel campionato brasiliano. Il nostro paradossalmente non può fare neanche le amichevoli ufficiali, mentre l'altro ha fatto il mondiale per club. Volevo sottolineare, come dicevate voi, che lui è uscito regolarmente come Leal, sposato regolarmente, lui con un'italiana e l'altro con una portoghese, e poi il fatto che la storia dei cubani ormai è nota a tutti, il gruppo di all'epoca di Marshall, Giovanni Hernandez, Gatto, Romero, quando erano fuggiti da un partito ufficiale da Lamberto, poi alla fine hanno giocato dopo 21 mesi, Gonzalez ha giocato dopo 19 mesi ed erano tutti fuggiti, ma questo invece è uscito regolarmente. Rosario, il presidente Molinaroli in un'intervista ha detto che i campionati non si vincono con i centrali, però un giocatore come Simon sicuramente in una squadra già fortissima, abbiamo visto anche prima le foto del presidente con i due medagliati a Londra, Fei e Papi, acquisterebbe ulteriormente prestigio e qualità. Ma mi pare lui è un uomo squadra, lui è un uomo immagine, uno che nello spogliatoio, che adesso si fa sentire, una grande grinta, una grande personalità, quindi riesce a sopperire al fatto di essere, tra virgolette, un centrale, riesce a sopperire con questa grande vitalità, quindi non per niente era il capitano della nazionale cubana. Mi pare di cogliere anche dalle parole del presidente che chi ha lavorato per allestire la squadra che abbia delle caratteristiche che soddisfano il tecnico, la società, o che siano legate anche, come diceva giustamente, al contorno che c'è intorno all'attività giocata dentro il campo, penso che quando cambiano le carte in tavola il problema nasce da ciò, cioè dal fatto che non ci sono quelle condizioni che si erano prospettate all'inizio del campionato, e questo penso che sia il vero danno che deve sopportare la società e in prima persona il presidente. Quindi cerco, mi pare di cogliere le sue parole, questa sua difficoltà a fare fronte a qualcosa di inaspettato che invece doveva seguire direzioni molto più semplici. Ecco, vorrei appunto sottolineare quanto diceva prima la presidente, ci sono degli sponsor che hanno abbinato la loro immagine a Simone, quindi c'è un danno economico per la società, oltre che un danno d'immagine, oltre che un danno tecnico. Ma c'è un danno molto più grave, secondo me, caro mio Guido, perché è un danno per tutto il movimento italiano, e questo non capisco com'è che la federazione non acceleri in qualche modo qualcosa, perché avere Simone in Italia, per merito, non so se è stato del mio amico Boris o di te stesso o del Quattarelli o di chi, o comunque del Piacenza, in ogni caso avere Simone in Italia, dicevo, è come avere Messi o come Ronaldo, perché per l'appassionato che ha visto quello che fa questo centrale, che è impressionante, che usa la palla da pallone che sembra che sia una nocciolina, cioè un fisico strepitore,
è una notizia che potrebbe veramente dare una spinta a tutto il movimento. Tutte le squadre che giocassero contro Piacenza, aumenta il pubblico, aumenta l'interesse dei media, quindi veramente è un colpo di mercato questo. Mi viene da dire che ci sia, non dico una congiura, ma qualcosa fatto per limitare questa potenzialità che potrebbe essere, io credo, veramente esplosiva su tanti tanti campi, al di là dei contratti che e pubblicitari giustamente fatti per queste immagini. Quindi non capisco com'è che la Federazione, la Lega sicuramente fa il suo, ma cos'è che ha messo in mezzo questo bastone fra la ruota? Non capisco veramente dove... Presidente, appunto, ribadiamo il fatto che Mosna si è mosso, ha cercato veramente in tutte le maniere di aiutarvi. Lei per primo ha detto: io non sarei forse stato così bravo e così disponibile nella sua posizione, sia di Presidente di Lega ma anche Presidente di Trento, che quindi con voi ovviamente contende il tricolore. E anche, devo essere sincero, il Presidente Magri è veramente sul pezzo e so che ogni giorno sta dando il massimo per questo. C'è qualche possibilità quindi di smuovere questo problema di tesseramento, secondo lei? Ma guarda, io non so neanche cosa rispondere. Noi un rapporto diretto con la FIUB non ce l'abbiamo, logicamente, perché noi non siamo diciamo, i referenti del FIUB sono le federazioni e forse anche la Lega Volley italiana. E quindi, tra virgolette, dobbiamo sperare che si faccia chiarezza e che magari su un tavolo uno si chiede perché un giocatore sì e l'altro no, quindi è abbastanza evidente. Alessandro, abbiamo parlato la settimana scorsa anche dei giovani, di quello che è l'importanza dei vicinali tramite la scuola. Abbiamo ricordato il presidente Molinaroli dell'importanza di questo giocatore sia in chiave spogliatoio ma anche come immagine per la città, per il movimento. Il presidente ha anche ricordato quanto può forse diventare un alibi per gli altri giocatori che stanno affrontando il campionato non avere questo compagno in squadra, e quindi quasi, insomma, poter dire: esatto, se non vinciamo diventa anche un alibi. Ecco, appunto. Quindi è un centrale, dico sempre così, no? Non è Guantoregna o Kaczynski o Zaitsev, no? Però è una figura importante, anche perché, no, molte volte a forzare la figura di Simon si rischia di penalizzare la figura di Tencati o Olto, degli altri giocatori che ci sono, perché l'altro giorno è stato premiato Tencati come miglior muro della stagione passata, quindi non so se Simon riuscirà a fare altrettanto. Però ecco, nei confronti dei giovani che stiamo cercando di portare alla pallavolo, è un segnale, al di là della pallavolo in sé, però proprio come messaggio per un uomo che è uscito dal suo paese con tutte le problematiche che porta dietro quella nazione e qua non riesce a venire a fare il suo lavoro. Sì, sicuramente, sì, sicuramente è un grosso peccato, perché alla fine avere un'espressione di un giocatore di questa caratura che possa essere anche da tramite e di riferimento per il mondo dei giovani è comunque una grossa mancanza. Tutto quello che gira comunque intorno allo spettacolo, anche se è magari una cosa che i ragazzini o le ragazzine vedono un po' ancora lontana, però è sempre un tramite, un riferimento per cercare di raggiungerlo e di perseguire una strada che è comunque anche costellata di disciplina per riuscire a raggiungere certi livelli. Presidente, appunto, abbiamo cercato di chiudere la faccenda a Simone, però Piacenza intanto sta facendo molto bene. Domenica scorsa è andato in onda un derby molto sentito con Modena. Lo dico a beneficio dei nostri telespettatori: non abbiamo le immagini di quella partita perché era una partita Rai, quindi tramite la Lega non abbiamo i diritti per trasmetterlo. Ringrazio sempre però la Lega che ci permette di avere le immagini delle singole squadre da proporvi. Una Piacenza, appunto, dicevamo, che sta facendo molto bene. La settimana scorsa avete festeggiato insieme a noi l'arrivo di Andrea Bovolenta, un giocatore che è rimasto nei vostri cuori così come in tutti i nostri. Bene o male ha fatto 5 anni da noi, e quindi 5 anni è la concomitanza del quinto figlio, quindi ovviamente con noi Bovolenta, a parte l'uomo, a parte il giocatore, aveva aperto, cercava di aprire anche qualche sua piccola attività a Città di Piacenza, è rimasto molto legato e poi tutto è finito come è finito. Allora, Presidente, se ha qualche cosa da aggiungere rispetto magari alle iniziative che state per proporre o portando avanti? No, niente, per adesso cerchiamo di tenere anche un profilo, torniamo ad avere un profilo basso, perché l'importante era fare emergere il caso, poi non è il caso di proseguire con ulteriori iniziative nostre, perché si rischia di diventare stucchevoli, quindi... In attesa di nuove mosse cerchiamo di essere fiduciosi almeno fino all'inizio di dicembre, poi vediamo. Presidente, come ovviamente avrà capito, Topovole è comunque al suo fianco per quanto possa servire, quindi c'è il nostro in bocca al lupo non solo per il campo ma anche per questa vicenda. Poi quando e come riterrà opportuno noi siamo qui per poterlo ospitare.
Vi ringrazio tanto della cortesia, un salutone a tutti. Grazie al presidente della Piacenza, Guido Molinaroli. Allora, dicevamo, questa situazione paradossale di questo giocatore. Intanto in settimana però è arrivata una notizia che ha fatto forse discutere meno di quanto ci si poteva aspettare, ovvero in Iran, dove è andato Julio Velasco ad allenare la nazionale maschile, ha cercato di portare anche quello che è la sua figura di educatore, di portatore di un messaggio bello, sano dello sport. Aveva cercato di far sì che uno spicchio, un pezzetto del palasport fosse aperto alle donne che in questo momento non possono andare a vedere le partite di pallavolo. Sembra nel 2012, ormai 2013, veramente una notizia folle, invece è così. In Iran le donne non possono seguire questo movimento che è in grande crescita in Iran, anche proprio per merito di Julio, che è riuscito a smuovere qualcosa, almeno per i risultati. Purtroppo questi sono fatti culturali che da superare non è così semplice. Sicuramente Velasco avrà aperto una breccia, seppur piccola, però per vincere questo tipo di cultura ci vuole del tempo, quindi si deve partire, poi dopo chissà fra quando si cominceranno a raccogliere. Ci dobbiamo una dottoressa iraniana, che non ti dico cosa dice del regime, perché lei era normalissima, tranquillissima, borghesissima, carinissima, eccetera, e quando gli dicono lì, ha dei rimpianti di quello che c'era prima, perché evidentemente, speriamo che non ci sente nessun iraniano, ma era proprio una regressione della civiltà, detta pari pari, effettivamente, questo qua del... c'è qualcuno che fa delle battutacce sulle donne che abbiamo visto recentemente, no? Delle polemiche eccetera, politiche eccetera, ma queste sono battute così all'italiana che ci possono stare, ma questa profonda spaccatura che c'è nella mentalità di un paese vuol dire veramente che siamo rimasti indietro. Io posso capire le motivazioni culturali, religiose eccetera, ma le devi comunque adeguare i tempi, e non mi meraviglio che anche il buon Velasco, che un attore illuminato, non riesco a smuovere con una civiltà, perché effettivamente mi sembra che anche le stesse giocatrici iraniane giocano ancora col velo, proprio, quindi vedi questi sforzi che fanno anche le atlete con questa, poi si leggono anche delle notizie incredibili di iraniani che cercano di essere modernizzati, che subiscono problematiche grosse, quindi non, la linea è tutta quella là, quindi non, che ci riuscisse la pallavolo non credo proprio che fosse possibile. Insomma. Beh, però dal mondo dello sport potrebbe essere un segnale almeno. Ping pong diciamo, c'è riuscito, un po' di... ricordate quando Ping pong è riuscito a cercare di migliorare il raffreddamento che c'era nei rapporti fra Cina e America, no? la politica del ping pong. Speriamo che anche il volley ci riesca. Riesca ad aprire qualche spiraglia. Abbiamo parlato di donne, in settimana c'è stato un intervento di Mencarelli, che è l'allenatore, ricordiamo, delle giovanili femminili di pallavolo, in particolare della Juniores, con il quale poi ha vinto anche europei e mondiali, perché c'è stato un caso di due sorelle, adesso non so se addirittura gemelle, che stanno sdoppiandosi e sognano di avere grandi risultati in due sport. Uno di questi è la pallavolo, e Mencarelli per primo ha detto non è così negativo che i giovani abbiano prospettive. L'importante è che facciano sport, che vadano quindi a vivere il mondo pulito, quello che insomma è l'attività dentro le palestre, dentro i campi. Pro o contro la doppia attività? Se sono gemelli posso fare l'attività doppia per forza, come i miei gemelli Trivellone che si conducono la società con me, quando esce uno entra l'altro non se ne rendono conto, ma queste sono battute, però no, assolutamente la doppia attività, io credo che sia, più attività fai, in qualsiasi forma le fai meglio è, quindi favorevolissimo. Conciliabile, finché riesce a essere conciliabile, probabilmente al di fuori di quello penso che oggi per il risultato sia necessario sviluppare una disciplina soltanto, o perlomeno devono essere compatibili le due discipline, perché talvolta le tecniche di allenamento probabilmente non sono compatibili con l'attività dell'una o dell'altra. Sono sperimentazioni, se l'atleta è in grado di sopportarle, non so il carico di lavoro che riescano a sopportare, questo è un altro aspetto. Il fatto che spesso le società invece vietino ai propri atleti, anche giovani, di fare altri sport, tipo anche solo lo sciare con le famiglie, ovviamente per prevenire infortuni che potrebbero limitarne poi l'attività con la pallavolo e il beach. La pallavolo di beach è un problema che c'è nel corso della stagione agonistica. Il conflitto tra le due discipline, tra atleti che sarebbero in grado di farle tutte e due, penso che renda incompatibile la possibilità di sviluppare tutte e due le discipline nell'arco dello stesso periodo. Il rischio è quello poi di farle male tutte e due. Esatto. Poi sul fatto che dicevi prima della disciplina, delle varie discipline, nelle nostre diciamo così, riunioni o varie consulte che facciamo,
l'interesse è comunque per creare attività sportiva nei giovani, questo è alla base di tutti, credo. Poi è ovvio che le varie federazioni, diciamo così, tifano, tirano per che vada avanti nei vari ambienti la propria disciplina, però sicuramente l'intento principale è quello che, di portare i giovani all'attività sportiva, che questa è la cosa più importante. E che non l'abbandonino. E soprattutto che non ci siano questi fenomeni che stiamo vedendo, ma sentendo anche il basket e altri sport, che a un certo punto se ne vanno, per, ma non per altri, per altri sport, ma forse proprio per smettere del tutto. Questa è la cosa più grave, credo. E intanto però è uscito un articolo sulla Repubblica di Milano che esalta il beach volley, che addirittura sta soppiantando il calcetto, tanto che molti impianti, oltre a dotarsi del campo da beach, tolgono i campi da calcetto per portare la sabbia. Dopo tanti anni che stiamo lottando per far sì che anche la nostra disciplina acquisti una valenza anche sociale, se vogliamo, perché appunto porta... Tutti, il presidente Benatti è un non esempio da dirlo a lui. Cioè. Infatti, bisogna finire la trasmissione e andare a giocare proprio a beach volley, quindi so più. Quindi, ecco appunto, il fatto di addirittura vedere la sabbia che si sta allargando nelle città e riempiono i palasport. Ma c'è un motivo, effettivamente. Già il calcetto si gioca in 10 o in 12, e il beach volley gioca in 4, quindi più semplice, un po' come i famosi racchettoni che ci riesci. E poi il beach volley ha questa caratteristica di, proprio di massima attrattività, è proprio uno sport che è attrattivo di suo, veramente non si capisce bene il motivo, forse sarà la fisicità, sarà il fatto che si gioca nelle vacanze, sarà la bellezza di atleti e atlete, sarà la pulizia. Anche le recenti Olimpiadi di Londra c'era un fitto incredibile, proprio erano murate pari le tribune per vederlo. Ha proprio delle caratteristiche, mentre la pallavolo si vede anche forse come scolastica, si vede anche come non violenta, si vede come ripetitiva. Il beach volley c'è più sofferenza, più fatica, proprio, e poi forse americano, perché noi proprio ci beviamo di tutti gli sport americani, dal basket, quindi noi ce li beviamo tutti quanti. Meno il football americano e del baseball che fanno... Quelle lì, perché sono quel baseball, proprio non succede mai niente in 4 ore, lì proprio è più forte, è una spinta comunque, non, no, non si può dire, però è lungo. Non lo doveva dire, ma... Mi è scappato, perché mi ha invitato una volta nella partita, ogni tanto mi dava un cuccio, oh guarda che ha smazzato, è successo, guarda, va bene, e poi... Sì, intanto proprio il comitato regionale ha autorizzato un torneo di beach, un campionato di beach. Sì, è una cosa che anche nella precedente, diciamo nella prima fase del vecchio mandato che seguivo come referente, appunto il beach volley in regione, era un'idea già che si ventilava e si augurava. La difficoltà grossa è quella di mettere insieme dei campi coperti. Beh, su Bologna ormai non più. A livello regionale parlo, nel senso, per farlo diventare più ampio. Ferrara e Bologna mi sembrano le province più Modena, attive. Ma anche Modena c'è un campo, Reggio Emilia c'è un altro. Sarebbe bello anche poterlo sviluppare appunto per chi comunque è dedicato solo al beach, e comunque per sviluppare sia il beach sia il movimento della pallavolo, e farlo diventare proprio di ampio respiro anche proprio su tutto il territorio della regione. Ecco, oltretutto ricordiamo che il beach volley fa parte del trofeo sia delle province che delle regioni, quindi avete delle rappresentative che vanno in campo, devono giocare per un titolo provinciale e regionale anche in questo settore. Sì, la difficoltà probabilmente è quello di mettere in piedi un campionato che parta sì dalla regione probabilmente, che poi diventi anche nazionale. Questa è una difficoltà nel corso dell'anno. Tornando indietro, mi sa tanto che bisogna specializzarli questi atleti, e non è pensabile che riescano a fare l'uno e l'altro nel corso dell'anno. Soltanto quando si arriverà ad avere un reclutamento così ampio anche nei giovani, probabilmente si arriverà a costruire questi campionati e possono creare interesse, anche se la difficoltà degli impianti è giocare 2 contro 2, diventa oneroso e diventa problematico da gestire. Va visto, va interpretato, è molto più vicino al tennis o agli sport individuali che non agli sport di squadra come organizzazione dell'attività, quindi ha una disciplina che va tutta vista se si vuole organizzare qualcosa a livello nazionale. Allora, intanto benvenuto a Lorenzo Dallari, ciao Lorenzo. Ciao Laura, ciao a tutti. Non hai avuto modo di seguirci nella prima parte, abbiamo avuto Guido Molinaroli che ci ha spiegato quella che è la situazione di Piacenza, quindi ha ricordato quella che è la vicenda di Simone e quello che è stato il suo grido d'allarme, vogliamo interpretarlo così, di venerdì scorso, che tu per primo ci hai anticipato al termine della sua conferenza stampa.
quindi ovviamente siamo in attesa di sviluppi. Adesso invece stiamo parlando di beach, però direi che è stata una settimana carica di notizie, partendo domenica dall'infortunio di Cristian Savani, che ha tolto un ulteriore giocatore a Macerata verso questa corsa scudetto. Cristian si deve fermare per un infortunio alla caviglia, è già stato operato per suturare un taglio, quindi non è stata una frattura o comunque una lesione dei legamenti, si è tagliato proprio nel cadere. È chi gioca a pallavolo sa che è un infortunio che può capitare, cioè è caduto su un pallone dopo una schiacciata, addirittura lui ha attaccato in rete, il rimbalzo è stato sventurato. Un bruttissimo infortunio, per fortuna insomma sono riusciti già a ricompattare quello che è successo, la frattura. Gli auguriamo ovviamente ogni bene, perché vi lascio immaginare quanto sta alta e quanto è pesante Savani ricadendo su un pallone, cosa ha potuto provocarsi. Andiamo invece a parlare, vai pure, scusami Lorenzo. No, è chiaro che per Macerata è un'annata un po' sventurata, però Giuliani ha un organico veramente eccezionale, lui è bravissimo e perciò riesce sicuramente a mescolare le sue carte, e finora il rendimento della Lube non ne sta risentendo. Andiamo invece a parlare di una cosa positiva, perché ieri, dopo hanno giocato mercoledì il recupero della giornata non disputata per il Mondiale di Club, c'è stata questa partita tra Trento e Perugia, quindi ritorno a Perugia di un giocatore di casa, perché insomma lì ha costruito la sua famiglia, come ricordiamo tutti Giacomo Sentini, che poi a Perugia è stato anche curato per la leucemia, che ieri ha portato i suoi compagni a visitare il reparto di ematologia dell'ospedale di Perugia, dove appunto gli hanno salvato la vita. Lui per prima dice: io lì sono rinato. Quindi un gesto veramente incredibile da parte dei campioni del mondo, che si sono avvicinati a questi bimbi, alle persone che stanno molto peggio di noi, e che hanno portato un sorriso in questo reparto. Jack è un fenomeno, gli vogliamo tutti bene, ci sta veramente dando da fare tantissimo. Un anno fa c'è stata la Coppa del Mondo, come sicuramente tutti ricorderanno, Jack era alle prese con una terapia pesantissima. Era in isolamento proprio, era ricoverato in isolamento, l'abbiamo ricordato. E dobbiamo anche dire che ad un certo punto il futuro non professionale, non pallavolistico di Jack, ma il futuro umano e familiare era fortemente in dubbio. Ha reagito in una maniera eccezionale, è stato curato in una maniera fantastica, adesso è tornato a giocare e con grande coraggio riesce a coinvolgere tutti quanti, l'opinione pubblica, i suoi compagni, i suoi amici, in quello che è un grande problema, che è forse il grande problema dell'umanità in questo momento, cioè il cancro. Si può guarire, bisogna chiamarlo come va chiamato, si può guarire, lo si può combattere, si può tornare alla vita. Io sono molto contento che Jack non solo abbia superato quell'ostacolo, ma adesso riesca a far capire che è possibile per tanti riuscire a combatterlo e a batterlo. E soprattutto perché le leucemie riguardano i bambini, e questo è il dato più brutto. Paolo, anche tu con la tua società sei molto attivo sul sociale, sei molto attento a tutto quello che è proprio il mondo dell'infanzia che ha bisogno. Ma penso che sia proprio un connotato caratteristico del nostro mondo, della pallavolo. Se devi parlare a Lorenzo, sono soltanto delle belle storie che ci racconta, come quando parli tu, la stessa cosa. Effettivamente anche la Zinella da tanto tempo è dedita sia ai piccoli grandi cuori, sia alla Face, sia tutta l'Alanto, tutte le iniziative, ma non per cercare una beneficenza pelosa, per avere un rientro, eccetera. È proprio perché credo che nel nostro sport abbia nel DNA questo avvicinarsi. Basta vedere quello che succede alla fine delle partite, no? Basta vedere che gli unici nei video sono i vigili del fuoco. È proprio una caratteristica del nostro sport. Credo che tutti quelli che fanno pallavolo, dirigenti, giocatori, allenatori o quant'altro, abbiano proprio una forma mentis particolare, per cui sono anche disposti a capire i problemi, eccetera, e viverli, come in questo viene l'episodio di Sentini, l'episodio di Bovolenta, che ecco, lì ha tirato fuori l'episodio di cantare l'inno a squarciagola, che poi da tutti gli sport sono imitato e adesso cantano tutti l'inno, ma i primi anche si sarebbe interrotto dopo qualche secondo, sì, perché così, il protocollo internazionale che prevederebbe. Sbagliano, il famoso quarto tempo, che adesso c'è un altro sport che fa il quarto tempo, eccetera, così, però noi lo abbiamo sempre fatto, di darci la mano prima, dopo, di non giocare contro, ma giocare con l'avversario, come ha sempre detto Velasco.
e qui finisco lo spot per la pallavolo che non ha neanche bisogno, perché qui giochiamo in casa, però credo che sia veramente così, è il sociale, è la perla, è il lavoro nelle scuole, è la perla ulteriore. Rosario, anche il Sallataro femminile da sempre attento alla sociale, come poi tutte le squadre di Bologna, ma loro in particolare hanno sposato da tanti anni il progetto Gli Amici di Luca per il recupero dei ragazzi in coma, altra piaga purtroppo sociale molto forte, perché sono ragazzi spesso vittime di incidenti stradali. Sì, questa vicinanza è data anche non soltanto da una vicinanza fisica, perché San Lazzaro è il luogo dove ha sede la Casa dei Risvegli, sono contigui perché sono nel territorio immediatamente vicino, perché ricordiamoci la Casa dei Risvegli a Bologna, sul territorio di Bologna, pur essendo nell'ambito più vasto del territorio in prossimità di San Lazzaro. Ma questa vicinanza è legata all'attenzione verso quello che succede al di fuori dei campi da gioco. Penso che questo ci stia e sta nella normalità ormai delle cose. Il fatto di poter parlare di questo con molta serenità e soprattutto da parte di chi ha sofferto per questi mali è un modo come riconoscere o ridare agli altri quello che uno ha ricevuto dalla medicina, cioè probabilmente portare a conoscenza di risultati che la medicina può conseguire grazie alla volontà dei singoli, di chi è colpito da questo e dalle capacità di tanta gente che opera in questi ambienti. Quindi secondo me è una cosa estremamente positiva che fa onore a chi la porta avanti e dall'altra parte gratifica quanto il lavoro di chi fa ricerca in questo campo. Voltiamo completamente pagina, Lorenzo, perché ti do una news: il comitato regionale quest'anno ha cercato di spronare le società a collaborare, quindi parliamo della base ovviamente dei campionati regionali, ad aiutarsi tra di loro con gli scambi di video, che sono ormai la norma nella massima serie, invece è partita a livello più prima, basso. Diciamo così, se andiamo indietro nel tempo, ovviamente questo scambio di cassette che giravano è partito con la Serie A, poi pian piano si è sempre più rivolto verso il basso e adesso c'è questa, diciamo così, massima attenzione e anche desiderio da parte anche delle società più piccole che fanno i campionati di Serie C e di Serie D a mettere, diciamo così, a disposizione i filmati. Ovviamente tutta questa attività viene sopportata dalle software house che hanno predisposto dei programmi che si prestano molto bene e anche è molto facile e anche da un punto di vista economico sono molto accessibili. Questo è veramente un modo non solo di dare un servizio alle società, ma anche un modo di crescere, perché effettivamente dà in mano strumenti ai tecnici molto importanti, ma anche ai giocatori stessi che si possono rivedere per correggersi, per migliorare. Questa è una cosa, diciamo, da noi è partito un pochino in sordina questa cosa, ma quest'anno si sta, diciamo così, proprio esplodendo e questo sinceramente ci ha fatto molto piacere. E Lorenzo, ci spostiamo sempre parlando di tecnologie, perché sicuramente hai letto quello che è stato un po' la notizia di questi giorni, non so se i miei ospiti hanno avuto modo di guardare sulla Gazzetta Nazionale, quindi Gazzetta dello Sport, quello che sarà un po' il futuro in America, con la possibilità di andare dentro il Palasport con un video noleggiato in cui verranno riproposte le migliori azioni, tutte le notizie che riguardano soprattutto ovviamente la squadra del cuore, quindi tutti comunque quello che sono le curiosità legate alla partita, oltre a vederla giocata dal vivo. Secondo te questo, vista anche la tua esperienza all'ultimo mondiale, all'ultime Olimpiadi, credo che Sky abbia fatto un servizio tale per cui ce li siamo goduti tutti come se fossimo lì. Può essere il futuro quello di coinvolgere ulteriormente le persone sugli spalti, oppure almeno quando si va a vedere ci sconnettiamo tutti e ci godiamo lo spettacolo dal vivo? No, beh, guarda, insomma, andiamo sempre più verso un mondo polifunzionale, tematico, tecnologico. Basta vedere solamente quello che succede ormai a casa, cioè si guarda la televisione con il computer e con l'iPad. Perciò credo che sia inevitabile quello che hai detto, cioè si andrà a vedere la partita con qualche supporto, che sia, senza voler fare della pubblicità nel caso specifico a chi la produce, che sia un iPhone, che sia un iPad che ti consente di rivedere le immagini, di implementare quelli che sono i tuoi pensieri. Cioè ormai tutti siamo abituati così e perciò sarà inevitabile anche all'interno dei palazzi dello sport cercare di attrezzarsi e attrezzare gli spalti dal punto di vista tecnologico. Il futuro va inevitabilmente in questa direzione. Anche perché, posso dire una cosa? Spero soltanto che la gente non vada nei palazzetti o allo stadio per vedere l'iPhone, per guardare l'iPhone o l'iPad, la partita lì. Io vado anche allo stadio, vado anche... ci sono tantissima gente che cerca la conferma del gol o non gol dell'azione
immediatamente vuole avere riscontro. Secondo me questi ce li dovremmo tenere in tasca, lasciamo ai giornalisti discutere di questo alla fine della partita. La partita, gli incontri vanno goduti sul posto, richiamiamo a questa piacere di osservare la partita dal vivo, altrimenti rischiamo di avere conferma non da parte dei nostri occhi, ma da parte di un'immagine su un apparecchio digitale. Però un attimo, adesso abbiamo il discorso, qui qualcosa non c'è. Gli episodi, non è che uno veda 90 minuti di partita lì. Sì, cioè, la gente sta gol non gol, ti viene spontaneo a dire chi ha ragione, è il concetto della Moviola in campo, noi abbiamo fatto l'occhio di voi fatto. Voi però siete andati sul critico, invece certo. In realtà c'è dietro un discorso che con Lorenzo, infatti penso che puntassimo entrambi a questo discorso, il fatto che lo sponsor è il primo a chiederlo, perché non cercano più la visibilità, ma l'interattività con i propri tifosi, che sono anche sugli spalti. Quindi è questo almeno quanto emerge, direi, anche da quello che vorrà fare la Lega di calcio di Serie B, almeno quanto ha annunciato Bedin, che si è detto disponibile ad aumentare ulteriormente questa vicinanza sponsor e tifosi. Secondo voi veramente nel palasport, visto che abbiamo un pubblico soprattutto giovane e prevalentemente direi anche femminile all'interno del palasport del campionato italiano, può essere così che andare a vedere le notizie su Mastrangelo spogliato, visto che tanto quando il mastro si toglie la maglia fa sempre notizia, può essere un qualcosa che aiuta lo sponsor o in realtà... Non parlare con me che ho più di 60 anni, quindi queste cose no, qua che tu non, usi non le capisco mela, assolutamente. Poi l'idea di Mastrangelo nudo mi fa caponare la pelle. Quindi... Ecco, questo secondo me le tifose a casa mi stanno dando ragione. Adesso ho fatto le battute, visto che l'idea volle è un pubblico super femminile, super giovane, molto bello. Questa uno di Paolo che è a Bologna è proprio uno spaccato. Adesso non vedi noi anziani che vediamo a vedere il calcio, eccetera, vedi veramente tutti le praticanti, veramente un pubblico senza tante bandiere, senza tanti incitamenti, perché devono ancora identificarsi con la squadra, ma totalmente giovane, quindi c'è una rivoluzione sicuramente va nel pubblico, e quindi finalmente chi gioca a pallavolo. Ma lo sponsor ti chiede davvero questa interattività? Ecco, sul fatto dell'interattività io credo che lo sponsor, l'importante è che più che l'interattività, io credo che voglia la concentrazione del messaggio, perché io credo che lo sponsor più contento di tutti sia stato Benetton, che era Sisley, quindi è identificato in tutto e per tutto così, e quindi poi che avesse anche degli altri, poi ha mollato per altri problemi chiaramente, eccetera. Però quando identifica la squadra con lo sponsor e fa il bingo più che l'interattività, può darsi che questo contribuisca a fare tutti questi aspetti tecnologici, a potenziare, eccetera, ma non credo che sia la missione più importante. E il signor Covem credo che sia totalmente contento perché si identifica proprio la squadra con lo sponsor. Quindi... Beh, credo che Sky Sport... sono d'accordo con Rosario, secondo me sono tanti aspetti da valutare, però sinceramente lo spettacolo, se poi ci mettiamo dentro anche tutti questi aspetti, non so dove va a finire. Per me, però ritengo... ma tu hai i capelli bianchi che te non fai notizia, chiediamo Ambrogi, a Ambrogio, Ambrogio che è l'unico un po' scuro, quindi. Sicuramente con le nuove tecnologie lo sponsor che comunque vuole arrivare a dare il suo messaggio completo al fruitore del ricettore, che poi è lo spettatore, può raggiungere sicuramente lidi molto più lontani rispetto a 10 anni fa o anche più di 20 anni fa. È chiaro che bisognerebbe poi essere molto bravi a non eccedere in tutte queste cose, perché altrimenti uno si trova a vedere lo sponsor sempre davanti al naso e non vede più lo spettacolo. Però ecco, Sky Go, comunque tutto quello che è interattività di Sky sta dimostrando, io vedo che Lorenzo mi darai ragione, spero, sul fatto che con Twitter Sky Sport sta rendendo incredibilmente facile consultare le partite di qualsiasi campionato, di qualsiasi coppa, perché di continuo ci sono gli aggiornamenti fatti dalla vostra redazione. Esattamente così, ormai, ma proprio questo, vedi Laura, il concetto, cioè è la summa del concetto, ormai la comunicazione è veramente globale, perciò la televisione si abbina bene ai social, si abbina bene al web, e perciò anche lo sport live deve abbinarsi necessariamente a quella che è la tecnologia, cioè la direzione ormai è tracciata e ineluttabile. Allora, così vi ricordo anche quello che è dallarivoli.com, dove tutti i giorni avrete le news e gli approfondimenti e le curiosità legate al campionato italiano, ma vi ricordo anche il nostro sito topovoli.it, dove potete trovare tutte le puntate sia di questa stagione che delle stagioni passate, quindi continuare a consultare anche il nostro archivio, quindi almeno insomma piccolo spot hai personale. Hai capito? Ha fatto tutto questo discorso difficilissimo, complicatissimo, per di spot per arrivare a dire spot di tutti. Ci siamo anche noi. Va bene. Allora, io ringrazio intanto Lorenzo Dallari, lo ritroveremo alla prossima settimana. Lorenzo, non ti ho chiesto se stai meglio con il piede, abbiamo parlato di quello di Cristian Savani, spero che anche il tuo sia in fase di risoluzione come problema.
Allora, Laura, ti confesso che in questo momento sto facendo una seduta di Pecker terapia, perciò abbiamo fatto l'intervista mentre sono dal fisioterapista che si chiama Matteo ed è bravissimo e mi ha imposto le mani e mi sta facendo camminare. Perciò allora, voglio dire. Speriamo di riaverti presto senza tutte e due le stampelle perché almeno una l'hai tolta. Grazie a Lorenzo Dallari. Fra 15 Ciao giorni in campo. Fra 15 giorni in campo, dicono. E Cristian ce ne metterà un po' di più e vediamo se almeno Lorenzo per la partita esatto. di Natale. Devi dare il buon esempio, Lorenzo. Prima di Natale voglio giocare con Paolo. Va bene, aspetta. Avvisci sulla sabbia così fai anche la reeducazione immediata. Due contro due. Educazione proprio accettiva e direttamente in sabbia. Grazie a Lorenzo Dallari, noi ci dobbiamo fermare un attimo, spazio alla regia. Siamo nuovamente insieme, seconda parte, la quarta puntata di Top Volley, il 13° anno, mi fa notare, dietro abbiamo scritto 12, in realtà il 13° siamo anno, più vecchi, sì, siamo più vecchi. Siamo di cresciuti di un anno ulteriormente. Speriamo di far 13, dai. Sì, ma questo per ora lo stiamo facendo, dai. Esatto. Fin qua ci siamo arrivati, poi vediamo se diventiamo anche maggiorenni. In attesa di collegarci con il presidente di Modena dell'Universal, Rino Astarita, direi di andare a sentire quella che è stata l'intervista post partita con Jenny Barazza al termine della partita di domenica scorsa, appunto l'Universa. Jenny è con la sua bimba, poi avremo modo di conoscerla meglio. Spazio quindi a Jenny Barazza. È mancato sempre qualche cosina ogni set, però è sembrato che mancasse soprattutto perché voi non riuscivate a concretizzarmi nel momento decisivo. Sì, è un peccato perché arrivavamo fino a 20 e dopo ci lasciavamo perché qualcosa proprio sul finale. Loro sicuramente sono stati molto lucidi, concreti, hanno messo a terra effettivamente tutti i palloni che avevano, non ci hanno murato, quindi noi sì, abbiamo perso un po' di lucidità sul finale, è stato complicato perché abbiamo fatto anche una buona partita. Il risultato secondo te quindi è un po' bugiardo, almeno un set si poteva portare via o si doveva? Si doveva portare via. Io sono a posto. Ringraziamento anche ad Andrea Lolli dell'ufficio stampa, direttore dell'ufficio stampa dell'Universal Modena, Gianni Barazza al termine della partita persa in casa contro Villa Cortese per 3-0. Andiamo invece a conoscere meglio questa giocatrice che, come abbiamo visto, ha questa meravigliosa bimba un po' scalmanata, ma lo dice la stessa Jenny, che comunque è tornata in campo dopo la maternità. Anche questo è un altro bel simbolo del nostro sport. L'anno scorso è iniziata la sua seconda vita da pallavolista, è rientrata in campo dopo un anno di maternità, ha disputato un ottimo campionato, è ritrovata la nazionale, do il bentornato a Jenny Barazza. Ciao. Come stai? Bene, benissimo, grazie. Direi che hai ritrovato la forma fisica perfetta. Sì, dai, ci ho messo un pochino, però alla fine ce l'ho fatta. Hai certo. preso tanti chili in gravidanza? Parecchi. Sì? Parecchi, sì, sì. Senti, ma quando eri a casa, in quell'anno che sei stata ferma, guardavi le partite, non ti mancava un po'? No, all'inizio non le volevo guardare, poi dopo un po' mi mancava talmente tanto che ho iniziato a guardarle, mi sono interessata. Sì, e sì. Come ti sentivi? Non benissimo. No, la voglia di essere in campo c'era comunque? No, all'inizio ero anche contenta un po' di riposarmi, di staccare un po' la spina, di non mettere più tutte sì. scarpe da ginnastica, poi è iniziato a mancarmi tantissimo. Non vedevo l'ora di cominciare. E appena hai potuto sei rientrata. Sì. Senti, hai ritrovato anche la nazionale? Io ho sentito molti atleti dire che tra tutte le competizioni l'Olimpiade è quella che regala più emozioni, forse per la spettacolarità che ha. Tu sei d'accordo con sì, questa affermazione? È bellissimo, sin dalla la prima volta che sono andata ad Atene è stata un'emozione grandissima, ma ogni volta che ci rivai è sempre lo stesso, una magia. Quasi un mondo fantastico dove ci sono tutti gli atleti più forti del mondo e quindi insomma
Chi è il tuo atleta preferito? Anche non di pallavolo. È su questo, non. Senti, che mamma sei? Che mamma sono? Sì. Una mamma apprensiva al 100%, sempre. Niente, molto coccolona, molto gelosa. Ma ti ha cambiato un po' caratterialmente l'essere diventata mamma? Sì, 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 sì. Prima non avevo pazienza assolutamente, per niente. Adesso con lei ne ho fin troppo. Sì, che tra l'altro è una bambina bellissima e l'ho vista oggi che abbiamo giocato l'allenamento congiunto con Chieri, non sta ferma un attimo. No, infatti, per quello devo aver pazienza e purtroppo la dovrò mantenere per tanto. Senti, al di fuori del campo da gioco chi è Jenny Barazza? Ma una ragazza semplice, normale, pochi grilli per la testa, madre, e quindi siamo lì. Parco giochi? Parco giochi, asili vari, negozi per bambini, mai per me non compro più niente, quindi tutto gira intorno a lei. Perfetto, senti, sono passati tanti anni, immagino, dalla tua prima partita, senti ancora la tensione la domenica prima di una partita? Sì, sì, certo, sento, ma cambiano un po' le sensazioni che hai tu, cambiano gli obiettivi che hai, cambia la responsabilità che hai nei confronti della tua famiglia, anche delle tue compagne, e quindi cambiano un po' le emozioni, le sensazioni, ma l'ansia del prepartita c'è sempre. Come la stemperi? Come la stempero? Non, niente, mi carico molto prima, pensando, con la concentrazione, poi appena arrivo in campo non sento già più. Non c'è mai, una volta sì. Che sei in campo si sì, pensa sì, soltanto... Sì, sono libera da tutto. Sì. Bene, io ringrazio Jenny Barazza, noi avremo modo di rivederci tante altre certo. Volte, per ora buon proseguimento di preparazione, un bacione alla tua bambina. Grazie mille, un bacione anche a te. Ciao! Grazie all'ufficio stampa dell'Universal Modena e grazie soprattutto alla Presidente Rina Starita che ha il telefono con noi. Buonasera Presidente. Buonasera e saluti a tutti. Abbiamo sentito, c'è l'intervista a Jenny Barazza che abbiamo cercato di conoscere meglio oltre ad aver commentato con lei la partita contro Villa Cortese, ma proiettiamoci al futuro perché domenica si va a giocare una partita altrettanto importante contro il Giaveno. Sì, ormai anche se siamo appena all'inizio tutte le partite sono importanti, tutte sono difficili, abbiamo visto anche i risultati di domenica scorsa, Piacenza ha perso in casa, quindi vuol dire che ogni partita può avere un risultato in, come si dice, non pronosticabile. Come sta andando però rispetto alle sue aspettative a questo campionato, vista anche tutte le problematiche che avete avuto sul territorio? Ma noi abbiamo avuto molti problemi e continuiamo ad averne, la situazione non si è normalizzata dal punto di vista economico, speriamo che la squadra superi questo momento difficile, perché giocare contro Villa Cortese senza la taglia e senza la cripta non è un regalo che ci possiamo permettere. Il territorio però sta rispondendo molto bene come presenza alla Palasport, questo è un dato che accomuna tutte le società della serie A1 e A2 femminili. Esatto, ho letto sui giornali veramente una sorpresa enorme, perché non solo più Busto, ma Busto, Villa, la stessa, è la stessa Bologna con 2000 persone sempre in casa, nonostante persone, sabato sera. Piacenza con quasi 3000, noi più di 3000, insomma Torino, è veramente la festa del volley femminile. Ma è cambiato qualcosa? Coinvolgo anche i miei ospiti in studio, rispetto agli anni passati c'è più appeal della pallavolo femminile, si è lavorato meglio a livello di immagine, oppure la voglia anche di vedere una pallavolo diversa, molto più giocata da persone umane che non l'extraterrestre della pallavolo maschile? Secondo voi? Tutto quello che hai detto. Ah, ecco. Hai fatto l'analisi, hai già detto, hai fatto come Mazzullo, hai fatto la domanda, ci hai dato la risposta, effettivamente. Vuol dire, non sta benissimo, Paolo. No, c'hai proprio preso. Diciamo che poi c'è il fatto che sta crescendo assolutamente la tecnica della pallavolo femminile. Una volta non era così divertente vedere giocare la pallavolo femminile, erano molto più ritmi molto più blandi, eccetera. Adesso veramente da quando la nazionale ha fatto quello che ha fatto, i risultati che ha ottenuto, tutto il movimento è cresciuto tecnicamente, quindi è veramente piacevole vedere una partita di pallavolo femminile, al di là degli aspetti estetici che ci sono sempre stati, però dal punto di vista proprio
dell'agonismo, dei colpi, e veramente non c'è lo stesso rapporto tra tennis femminile e tennis maschile, mi sembra che sia molto più vicino, perché la pallavolo femminile sicuramente adesso come adesso ha colmato questo gap che aveva, che non era veramente brillante dal punto di vista delle azioni, mentre la maschile era potentissima. Adesso il contrario, è talmente veloce la maschile che diventa, non riesci più a vedere una palla che sta, cioè, proprio il contrario, proprio ci si è allargata, perché le azioni praticamente è tutto battuta, attacco, mentre la femminile... Adesso, diciamo che ecco, nella femminile forse la difesa fa molto la differenza. È più vicina alla pallavolo giocata di 30 anni fa del maschile o di 35 anni fa del maschile, dove la palla restava molto più in aria, dove si giocava di più, e poi il fatto di avere piazze sempre nuove probabilmente aiuta. Io non sono del parere che necessariamente bisogna restare sempre negli stessi posti, probabilmente la novità di Bologna porta gente nuova ad avvicinarsi alla pallavolo, qualche piccolo centro fa della squadra la squadra di vertice del territorio, cioè di un territorio più ampio che non è solo quello della cittadina, quindi la femminile secondo me vive di tutte queste esigenze, quello che di tutte queste opportunità, è quello che ricordava Paolo, è vero, probabilmente è meno gradevole all'inizio la pallavolo maschile quando è fatta di pochissime azioni, dove devi cogliere molto bene il gesto tecnico e la qualità del colpo, la velocità del colpo. Questo non per dire che l'attività, la pallavolo maschile di alto livello non è piacevole, ma è uno spettacolo diverso. Forse questa alternanza del gioco, questa possibilità di tenere la palla in gioco la rende più gradevole alla vista e più attrae molto di più l'attenzione del pubblico. Ecco. Allora, come dicevamo, va a Giaveno domenica la Universal Modena. Se avete qualche domanda per il Presidente, se no lo salutiamo, andiamo a sentire Natalia Brussa. Allora, Presidente, grazie di essere stato con noi e vi aspettiamo in studio la prossima settimana. Andiamo invece a sentire la presentazione del match con Natalia Brussa, che direi che ha esordito molto bene domenica scorsa, al di là del risultato. Presidente, salita. Siamo tornati al lavoro dopo la partita di domenica. Purtroppo è arrivata una sconfitta, però una partita giocata alla pari contro un avversario di grande valore. Sì, certo, oggi un po' il morale è un po' giù, no? Perché dopo una partita così tirata, così per me intensa, bella, perdere 3-0, il risultato un po' non rende. Quindi logicamente un po' uno sente l'amarico in bocca di questa cosa. Però come tutte le settimane sono tornato a lavorare, c'è ancora tanto da fare, come ho detto sempre io. C'è tanto da migliorare ancora, quindi questo deve essere una cosa positiva per noi, perché se non c'avevamo niente da migliorare e si perdeva era un casino. Quindi adesso ci mettiamo un'altra volta in palestra tutti insieme, e quelle le ragazze che non stanno così tanto bene, tipo Tai e anche Crista, stanno recuperando, quindi questi sono tutti punti a nostro favore. Secondo te è mancato qualcosa nei finali di set quando Villa Cortese ha fatto la differenza? Oppure potevate mantenere quei 3-4 punti di vantaggio che in un paio di occasioni siete riusciti a mettere insieme? Sono tutti i tre set, penso che ci sia stato anche un po' di differenza, anche alla fine eravamo più avanti, poi loro sono sorpassati. Ti ripeto, noi ancora dobbiamo mettere a posto tante situazioni, che quindi ci porterà anche a saper chiudere questi set. Bisogna continuare per questa strada, perché penso che dalla prima partita in casa a questa di domenica siamo migliorati tantissimo, quindi niente, io sono positiva, ripeto, si sta lavorando bene, quindi niente, bisogna andare avanti. Per te è stata la prima in campionato, una buona partita, ottima soprattutto nella prima parte. Ma guarda, io sono contenta della mia prestazione sicuramente, si comincia da lì. Poi sono contenta perché aver giocato in questo Palapannini così pieno, e vedere anche durante tutta la partita che la gente era insieme a noi, tutto quanto, è stato veramente bello. Poi con questa squadra, io ho sempre detto anche all'inizio, per me è un onore, ci sono delle giocatrici che sono state alle Olimpiadi poco tempo fa, quindi ci mancherebbe. Condividere il campo insieme a loro è stato bellissimo. Poi io sono una ragazza che vuole vincere, vuole fare, vuole aiutare, mi piace il gruppo, quindi niente, mi sono trovata molto bene. Quindi poi penso che si sia visto anche in tutti i set come gruppo c'eravamo. E adesso niente, come ho detto prima, bisogna continuare a lavorare,
non abbassare mai lo sguardo, perché anche le altre stanno lavorando, stanno migliorando gara dopo gara, quindi non bisogna perdere il ritmo. A partire da lunedì, cambiamo completamente pagina, inizieranno le elezioni provinciali con Piacenza che saluta il suo storicissimo presidente, 41 anni Gambo. Da numero 1 più 10 di vicepresidenza, sto parlando di Vincenzo Gambardella. Un istituto, Gambardella, che resta però in campo, ha già detto che lui non lascia, farà il presidente onorario, ma in palestra si vedrà lo stesso. Un'istituzione. L'ho sentito 2 o 3 giorni fa per poterlo, diciamo così, per pregarlo di essere presente alla consulta regionale, me l'ha promesso, perché effettivamente adesso è un po' che era sostituito dal suo vicepresidente Marco Bergonzi, che poi prenderà il suo posto. Sì, che prenderà il suo posto. Effettivamente sì, esce un personaggio che per 41 anni è stato presidente della FIPAR di Piacenza. E poi ha continuato anche nella sua attività, perché attualmente sta ancora allenando i ragazzini. Ecco. Infatti ha detto che lui il campo non lo lascia. Esattamente, lui il campo non lo abbandonerà mai. Quando ci sono invece le elezioni regionali e provinciali di Bologna, che saranno in contemporanea a Bologna? Esatto, 25 di novembre, quindi tutte le società sono invitate a partecipare alle elezioni, e poi ovviamente quelle al 9 dicembre a Bellaria, quindi in casa per Magri. In Romagna, e quindi invito tutte le società a partecipare, perché è un momento di, diciamo, importante per tutte le società, vuol dire contare per la nostra regione, quindi questo credo che sia l'invito che il candidato presidente alla FIPAV regionale fa per tutte le società. Alessandro, invece il 25 sempre di novembre c'è anche l'avvio del corso per allenatori di secondo grado tenuto da Giorgio Villani. Ci dai qualche notizia in più? Io sinceramente non ce l'ho, quindi... No, ti posso dire che c'è una certa partecipazione, questo ci fa piacere. I corsi che quest'anno abbiamo fatto fino ad ora, nei vari gradi, sono stati veramente partecipati da moltissimi, quindi vuol dire così che c'è un desiderio da parte degli allenatori, oltre all'obbligatorietà, però c'è un desiderio di poter qualificarsi e crescere per quanto riguarda la formazione, quindi questo è un altro risultato che ci fa molto piacere. Assolutamente. Posso aggiornarti sul discorso dei corsi nella scuola, dove abbiamo raggiunto circa 280 partecipanti. Quindi dopo la puntata della settimana scorsa un po' abbiamo mosso ulteriori. Si sono avviati questa settimana proprio, e abbiamo raggiunto quello. E tra l'altro sono già incominciati a ricevere, mi aggancio al discorso di prima dei giovani per il beach volley, richieste da parte insegnante di essere aggiornati anche su questo argomento. E questo sarebbe molto importante. Passo io ormai il professore. Viene Paolo. Vabbè, Paolo, come non è andata benissimo neanche la settimana scorsa la tua Zinella, quindi l'ho tenuta un po' in disparte. Comunque una squadra in crescita, che a livello giovanile sicuramente sta sbaragliando in tutti i campionati, perché continuano a vincere anche con l'Under 17. In B2 si vedono qualche progresso, però insomma... Infatti stavo dicendo, facciamo la solita battuta, dico come? Abbiamo vinto 3-2 con la Serie D, che siamo terzi in classifica, abbiamo vinto con l'Under 17 grazie proprio a questo Giorgio Villani citato prima, che è quest'anno anche il nostro allenatore, vendicandoci, perché a Ferrara abbiamo perso 3-0 come B2, mentre invece con l'Under 17 abbiamo vinto 3-1, l'Under 19 in battuta, quindi veramente stiamo andando alla grandissima. C'è qualche problemino sulla prima squadra, quella che viene citata adesso qua, che giocherà domani con questa Matrix famoso, la CP, che sponsor che c'hanno, campeginese, quindi speriamo di continuare l'opera, nel senso che abbiamo un po' mosso finalmente la classifica, quindi l'ultima trasferta alla Spezia è stata veramente molto buona, vinciamo addirittura 2-0, quindi abbiamo battuto ogni record, poi abbiamo perso 3-2, ma combattutissima, con il nostro opposto Lambertini che ha fatto 26 punti, mi sembra un'ira di Dio, quindi abbiamo dato un segnale, finalmente non siamo ancora in fondo alla classifica, però speriamo, questo un punto l'abbiamo fatto e speriamo da domani di agganciarne altri 2 o 3, quindi cominciare a migliorare questi giovani che effettivamente, al di là delle battute, stanno seguendo quello che è il progetto guidato da Danilo Grassilli. E può essere quello della crescita senza retrocessione, speriamo che la crescita sì, senza retrocessione vedremo. Quindi sabato alle ore 17 alla Pala Copernico, ingresso gratuito, questa Zinella contro Sway, Zinella contro Campegine. Rapida panoramica, Rosario, sulle nostre squadre, magari puntiamo l'attenzione su quello che sarà l'attività del settore giovanile con il baby volley e la festa del Christmas Day di Imola, con il Diffusione Sport che porta in palestra tanti bimbi. Sì, sono delle iniziative che mettono in campo le società nel periodo, insomma, delle vacanze natalizie. Questa è una proposta che viene da Imola, da una delle società più giovani
tra le nostre del Comitato Provinciale, penso che meriti attenzione e che possa essere interesse soprattutto per quelle categorie giovanili che in quel periodo trovano appunto la necessità magari di incontrarsi durante il periodo delle vacanze natalizie. Bisogna dare merito a Pasquale De Simone di Imola, che è in grado di attrarre l'interesse con una serie di iniziative che lui sviluppa anche nel corso della stagione estiva ed è sempre in fermento per realizzare delle cose interessanti. Questo si accompagna ad altre iniziative che nel periodo natalizio ci sono da parte di altre società che maturano nel corso di questo periodo, insomma già da adesso, per programmare quell'attività. Allora, siamo ormai in conclusione, inizio a ringraziare Alessandro Ambrogi del Comitato Regionale per essere stato con noi anche questa sera, così come il Presidente Regionale. Con domenica ci sono le tue rappresentative che vanno ad allenarsi per la provincia di Bologna. Esattamente, continuiamo il discorso delle selezioni, quindi i ragazzi sono invitati a partecipare con le società, speriamo che da lì emergano i futuri campioni della pallavolo, sia nel maschile che nel femminile. I nostri selezionatori stanno lavorando, credo che stanno lavorando anche bene. Quindi, ce li porti un venerdì? Sì, io l'ho già chiesto, ti prometto. Qua, se riesci a portarmi Maurizio Menarini, noi ci proviamo, Paolo, da 13 anni che siamo in onda con Top Volley, anche quando era allenatore della Zinella non Galli, ci siamo mai. Galli gliel'ho già chiesto, ha detto che purtroppo c'è un po' di contemporaneità con gli allenamenti che fa, ma ha detto che farà il possibile per esserci. Menarini adesso ci provo. Hai avuto Molinaroli questa puntata, effettivamente. Grazie anche a Rosario Paladino. Volevo ricordare una cosa, che il 15 novembre parte il corso per arbitri nostro a livello provinciale, che è un momento importante di reclutamento, è il primo dell'anno, per cui è il primo momento dove... E sono ancora aperte le iscrizioni? Sono aperte le iscrizioni per adesso, per cui l'iscrizione non fate piuttosto i giocatori che l'arbitro. L'iscrizione è gratuita, però servono anche questi ruoli all'interno della federazione. Come c'è scritto, anche come campeggia noi siamo al Palapalino. Bisogna riconoscere, nonostante le battutacce di Paolo Penassi, bisogna riconoscere che il Comitato Provinciale di Bologna sta lavorando veramente da anni sugli arbitri, sta lavorando molto ma molto bene, e purtroppo supplisce anche ad altre zone della nostra regione dove c'è invece più carenza, quindi questo è quante gare vanno in campo ogni fine settimana in regione? Lo ricordiamo, in provincia e in regione. Allora, sono 174 squadre, quindi fatemo voi i debiti con tutti gli spostamenti da dover fare, con temporaneità di partite, distanze da dover che partono coprire, dal venerdì e finiscono il sabato sera, quindi con qualche anticipo più tutte le partite under, perché poi non ci sono solo quelle di categoria, l'oceano delle under. Posso testimoniare che il livello sta veramente migliorando, è come la pallavolo femminile, per lo dirlo per altri ragazzi, in tutto l'altro anno del campionato noi che siamo i vecchioni, quindi con gli arbitri ne facciamo di colore, hanno avuto il massimo rispetto perché non abbiamo quasi niente da dire, quindi... hanno avuto il massimo rispetto gli arbitri perché sono ragazzi giovani, non si azzardano, è stato un lazzo perché gli incuteva timore, capito? Siamo appunto in stranamente conclusione. Se Penassi ha detto questa cosa qua vuol dire che veramente questa è sudditanza psicologica, si chiama la Juve esatto. Permettetemi in conclusione di ricordare quello che sta vivendo la nostra azienda in questo momento, in questo periodo, con il paventati, purtroppo più che paventati ormai dato di fatto, tanti licenziamenti alla fine di questo mese, quindi il nostro grazie va anche a chi ci sta permettendo di andare in onda, ma c'è anche il supporto, per quanto così verbale, di affetto a tutti i tecnici e a tutti i colleghi giornalisti che stanno rischiando il posto di lavoro, quindi l'abbraccio va a loro e speriamo anche da parte nostra, appunto, che speriamo che la situazione si possa calmare dal primo di dicembre e continuare a parlare di sport qui a ITV con tutto l'organico effettivo che da tanti anni ci sta affiancando. Quindi in bocca al lupo a tutti i colleghi, grazie a voi per averci seguito, Top Volley torna la prossima settimana. 13° anno. In collaborazione con